Buongiorno ragazzi, abbiamo terminato il capitolo sulle equazioni, sui sistemi di equazioni, di cui però vi lascerò un po' sempre degli esercizi da svolgere fino alla fine dell'anno per mantenervi allenati, perché sicuramente l'anno prossimo vi tornerà utile. Da qui quindi alla fine dell'anno però introduciamo degli altri argomenti. Che vi possono essere altrettanto utili. La lettura dei grafici, infatti, è una cosa, diciamo, una qualità molto utile perché il grafico ha come, i grafici hanno come obiettivo quelli di essere chiari e di dare delle informazioni che invece sono difficili da trovare senza diciamo, dalla lettura dei dati così come sono. Allora, alleniamoci un attimo a leggere quindi appunto, le informazioni scritte nei grafici. Allora, qui è un grafico in cui mette praticamente sul piano cartesiano, abbiamo quindi sull'asse verticale abbiamo la velocità del vento, che come unità di misura appunto è in metri al secondo perché è una velocità, e invece sull'asse quello orizzontale abbiamo la temperatura in gradi Celsius. La temperatura abbiamo lo zero e poi dei gradi positivi, ma poi la maggior parte degli altri gradi sono negativi. Questo perché questo grafico ci vuole rappresentare quali sono le temperature alle quali il rischio di congelamento aumenta. E il rischio di congelamento dipende quindi non solo dalla temperatura, ma anche dalla velocità del vento. Proviamo a risolvere insieme, a rispondere insieme a queste domande. Quale deve essere la temperatura affinché ci possa essere rischio di congelamento se la velocità del vento è di 4 metri al secondo? Allora, per leggere questi dati abbiamo bisogno di fare quello che facevamo con il piano cartesiano. Quindi scegliamo la nostra coordinata del vento di 4 metri al secondo e prolunghiamo quindi parallela l'asse orizzontale fino a quando dove? Fino a quando arriviamo in questa fascia qua, azzurra con scritto rischio di congelamento. La tocchiamo quando arriviamo più o meno qua. A questo punto saliamo, se vabbè non l'ho fatta perfettamente parallela, comunque saliamo verticalmente e troviamo diciamo, il valore della temperatura che dobbiamo leggere. Questo valore è di 25, meno 25. Quindi, quando ci troviamo a meno 25 e la velocità del vento è di 4 metri al secondo, iniziamo ad avere un rischio di congelamento. Nella seconda domanda ci chiede quale deve essere, quindi questa è la risposta, ve la evidenzio col rosa. Quale deve essere la velocità del vento affinché con una temperatura di meno 15 gradi ci possa essere di nuovo rischio di congelamento. Allora, a questo punto dobbiamo leggere diciamo la velocità del vento, quindi dobbiamo partire dalla temperatura. La temperatura è di meno 15 e arriviamo di nuovo a toccare il rischio del congelamento di nuovo qua. Prolunghiamo in maniera parallela all'asse delle temperature e perpendicolare alla velocità del vento e vediamo che circa 8 metri al secondo, a 8 metri al secondo il rischio di congelamento si inizia appunto a far sentire e quindi la nostra risposta sarà 8 metri al secondo. Invento da solo una domanda riferita al grafico e della risposta. Allora io invento la mia e dico, per esempio, diciamo, facciamo quando il vento è di 10 metri al secondo, quale deve essere la temperatura affinché io inizi a percepire freddo? Questa, per esempio, potrebbe essere una domanda, quindi da 10 freddo, salite più o meno tra i 0 e i 5 gradi. Ok, quindi questa è una lettura di questo particolare tipo di grafico con le varie sfumature. È un grafico classico che si può trovare molto spesso. Questo secondo grafico è di nuovo un grafico sul piano cartesiano, un grafico, vedete, che crea una linea.
Abbiamo quindi di nuovo, diciamo, delle coppie di dati, una che misura una distanza e una che misura il tempo, che accoppiati, quindi creando, diciamo, una coordinata tra le due, andiamo a creare una linea. Questa linea può essere una linea, dritta oppure una linea spezzata in questo caso. Allora, questo grafico rappresenta che cosa? La camminata che ha fatto Chiara da casa a scuola. Vediamo che faccio ancora un po' di zoom, ok? Vediamo che lei è partita da una 0 metri e ha percorso una quantità di metri che possiamo andare a dedurre sulla fine del percorso. Quindi qua abbiamo l'inizio del suo percorso e qua la fine del suo percorso. Quanto è lungo l'intero tragitto? Allora, per dedurre quindi l'intero tragitto, cos'è che possiamo fare? Possiamo andare a... faccio così. Possiamo andare a prendere il punto finale della sua camminata e andando perpendicolare all'asse su cui io devo leggere il mio dato, il mio valore, appunto dedurlo. Attenzione, devo stare attenta a leggere bene i dati, perché per esempio qua vedete io ho 1000 e qua ho 500 e qui avevo invece 100. Quindi che cosa vuol dire? Vuol dire che ogni segmento vale 100 metri. Infatti ho 100, poi ho 1, 2, 3, 4, quindi ho altri 400 metri che si sommano a 100, che infatti fa 500, e poi ho 600, 700, 800, 900, 1000. Quindi il valore qua che dovrò scrivere sarà di 900. Ecco, ho provato a scrivere qua a fianco 900 con questo libro, ma è venuto una roba orrenda, quindi vi prego di scriverlo voi da soli. Quale distanza poi ha percorso Chiara dopo 10 minuti dalla partenza? Allora, vedete qui sull'asse della X, sull'asse X abbiamo il tempo. Il tempo è misurato in minuti, quindi va bene perché anche a noi chiede il tempo in minuti, quindi non dobbiamo fare nessuna conversione. E vedete qui a 10 minuti, vabbè, mi è sparita la linea tratteggiata, fa niente. Allora, quindi da 10 minuti io posso salire verticalmente fino a incontrare il punto in cui poi traccerò invece la linea orizzontale per giungere alla mia distanza. Vedete, comunque, a parte la risposta che vabbè è 500 metri, quindi dopo 10 minuti lei ha percorso 500 metri. Però vedete che questa linea qui, andando a mettere in rapporto la distanza e il tempo, in realtà sta calcolando, diciamo, la velocità che ha tenuto Chiara. Vedete che dopo i 10 minuti ha accelerato come se fosse stato in ritardo e la pendenza della retta è molto più inclinata. Quindi, però poi vabbè, queste cose le dedurremo poi col tempo, però in realtà i grafici ci danno molte informazioni. Quanto tempo ha impiegato Chiara per fare l'intero tragitto? Beh, allora il tragitto termina qui, quindi basta andare verticale e perpendicolare all'asse che voglio leggere e in totale ha impiegato 14 minuti. Bene, allora nella seconda pagina voi avete altri diversi grafici. Io vi do uno o due problemi da fare su questo. Per esempio, vi darò l'esercizio 3 che ci dice quale grafico mostra la relazione tra la distanza. No, scusate, questo grafico mostra la relazione tra la distanza percorsa da un oggetto e il tempo impiegato. Vedete, abbiamo di nuovo la velocità che ci riporta la formula distanza su tempo, quindi metro al secondo. Le unità di misura sono già corrette. E quale distanza percorre l'oggetto nell'intervallo di tempo 0,2 secondi? Dobbiamo quindi, vedete, leggere da qua dovete andare su verticale. E poi leggete la distanza, tracciando quindi il vostro, diciamo, la vostra distanza. Fate poi nell'intervallo 2-4 e poi cercate di dedurvi la velocità. Come vi dicevo nel grafico precedente, mettendo in rapporto queste due misure, si ricava in realtà la velocità. E poi vi darò l'esercizio 4.
in cui ci dice questo grafico mostra la relazione tra la velocità di un oggetto e il tempo. Qual è la velocità dell'oggetto quando dall'istante iniziale sono passati, per esempio, 10 secondi? Allora, attenzione, qui dobbiamo mettere quindi in rapporto la velocità e il... Ah no, lo fa già lui, perché ci mette sull'asse della scissa e ci mette già la velocità metri al secondo. Quindi, insomma, piuttosto semplice questo. Benissimo. Quindi basta che leggete appunto la velocità. Va bene, quindi ci eserciteremo con le prossime lezioni sulla lettura dei grafici, è una questione piuttosto interessante e divertente. Qua ci sono poi altri esercizi che faremo col tempo. E molto interessante l'esercizio anche 9. Ecco, vedete per esempio in questo esercizio ci dice di scegliere il grafico giusto per ogni situazione. Per esempio, Matteo si dirige a passo spedito dal gelataio, compra il gelato e torna lentamente a casa per la stessa strada. Questo è molto interessante perché ci fa dedurre praticamente la velocità di Matteo, tenendo conto che quando è a comprare il gelato probabilmente si fermerà. Ecco, per esempio, anche il 9 è molto utile per riuscire a allenarsi sulla lettura del grafico. Per esempio, qua ci dice che Matteo si dirige al passo spedito dal gelataio, quindi questa è un'informazione, passo spedito, vuol dire che il grafico, la linea del grafico è molto, diciamo, ripida. Calcola, compra un gelato, quindi questa è un'altra informazione perché vuol dire che si ferma, quindi vuol dire che la velocità sarà zero e torna poi lentamente a casa. Lentamente è un'altra informazione perché vuol dire che la pendenza sarà inferiore e la stessa strada, cioè che percorrerà la stessa distanza. Queste sono tutte informazioni che io posso dedurre dal grafico. Allora, proviamo a leggere il primo grafico. Questo già a occhio è sicuramente sbagliato perché vedete all'andata quanta distanza fa? Facciamo che 10 metri, un quadretto sia 10 metri. Al ritorno quanti ne fa? Ne fa 20 metri e quindi questo grafico qua è da escludere. La seconda, vediamo, può essere giusta perché abbiamo due quadretti all'andata, due quadretti al ritorno, quindi percorre la stessa strada. All'inizio, diciamo, facciamo che questo sia 10 minuti, allora fa 10 minuti, in 10 minuti percorre, diciamo, 20 metri, e poi va più lentamente perché poi invece il ritorno lo fa in 30 minuti, sono tre quadretti, fa sempre 20 metri, quindi rallenta. Infatti vedete la pendenza è inferiore, qua è molto più ripida e qua invece cala. E sta fermo quando compra il gelato, no? Il gelato non è che glielo lancia dal negozio e lui continua a camminare, ma si fermerà un secondo. Quindi direi che questa è quella corretta. Questo è sbagliato perché anche qui abbiamo niente, non si ferma, quindi abbiamo la tempistica giusta, la distanza sono due quadretti, però qua non si ferma, direi che invece insomma, per comprare il gelato si ferma. In più questa è sbagliata perché all'andata va più lento e al ritorno si velocizza, invece è esattamente il contrario. Vi lascio magari da fare il B e il C anche di questo esercizio perché fidatevi, sono molto utili per leggere le informazioni. Poi ne discutiamo insieme nella prossima lezione online. Buono studio ragazzi e buon fine settimana. Io venerdì sto registrando questo video che vi caricherò però per la settimana prossima, quindi direi per mercoledì o per venerdì. Ciao a tutti, buono studio!